parlare di caregiving familiare significa parlare di familiari che assistono. Di familiari che assistono persone con problemi di non autosufficienza, con patologie croniche nell'ambito delle mura domestiche. Si tratta di una missione importante che va rafforzata consegnando ai familiari che assistono strumenti di formazione, ma anche capacità di avere relazioni privilegiate con gli operatori professionali della salute. E tutto questo per garantire che l'assistenza domiciliare sia un'azione complessiva, unitaria e non sia affidata soltanto a cure parziali che i professionisti possono garantire per tempi limitati. La famiglia ha in carico perennemente il malato e quindi ha un ruolo fondamentale nel percorso di assistenza. L'obiettivo è di riconoscere in modo ufficiale questo ruolo ed inserire i familiari nei piani di assistenza individuale. Ecco, l'ASL, lei parla di piani più incisivi, quali sono i progetti se ce ne sono al riguardo? L'ASL di Brescia già da alcuni anni ha organizzato una scuola di assistenza familiare che consente ai familiari che assistono di ricevere informazioni su come gestire il paziente a domicilio. Inoltre, i nostri operatori infermieristici e i tecnici della riabilitazione che operano a domicilio, oltre a erogare direttamente prestazioni, supportano i familiari rendendoli competenti nello svolgimento di alcune azioni tecniche. La situazione in provincia di Brescia è un dato interessante e significativo anche per il resto della Lombardia, sia per le sue dimensioni che per la storia costruita in questi anni, rispetto ai servizi per non autosufficienti. Indicativamente in un anno a domicilio vengono seguiti circa 12.600 persone, questo è il dato del 2010. E queste persone sono sempre più di varie tipologie, anche se la percentuale più alta è degli over 74, quindi gli over 75, persone, più le persone diventano anziane, più è facile, purtroppo perdono l'autonomia e che si ammalino. Abbiamo però anche una percentuale circa un 0,71% di bambini piccoli in età pediatrica, abbiamo pazienti con gravi patologie neurodegenerative, vengono assistite persone con SLA, anche persone in stato vegetativo a domicilio, per cui una varietà e complessità di situazioni, anche se la percentuale più alta è di anziani, ma di tutte le età che si ammalano, che perdono l'autonomia, ma che possono oggi, per fortuna, quando c'è una famiglia che contribuisce e integra le nostre cure domiciliari, possono continuare a vivere nella propria abitazione il più a lungo possibile, che logicamente è il contesto migliore per qualunque essere umano. È un ruolo molto delicato farsi carico di una persona che sta male. Non è soltanto un atto affettivo, di interesse personale e di legame familiare, perché oggi la gravità, la presenza ad esempio di una media di 5 patologie contestuali in una persona assistita a domicilio, una percentuale elevata, parliamo del 60% di persone che hanno una perdita di autonomia totale, anche seguita a domicilio, una percentuale molto elevata di persone che hanno patologie muscoloscheletriche, ma anche disturbi comportamentali dovuti alle demenze. Quindi farsi carico di persone di questo tipo oggi non richiede solo una grande disponibilità affettiva, richiede delle competenze, una capacità e un'appropriatezza di nursing e di gestione anche tecnica di azioni e di interventi che non possono essere date per scontate. E l'altro aspetto complesso di oggi è che i familiari che si fanno carico devono fare i conti con gli altri ruoli, il ruolo familiare nella gestione di marito e figli, se sono i figli, il ruolo lavorativo. E quindi uno dei bisogni principali di oggi è quello di garantire molte tipologie diverse di forme di sostegno a queste persone che vanno da informazione a formazione per farli sentire più tranquilli nella dimestichezza con gli strumenti relativi all'assistenza, ma anche con la possibilità di usare sempre più in modo flessibile i servizi di cui disponiamo, dalle cure domiciliari a interventi di sollievo, perché reggano, perché effettivamente si sente
diventano disponibili a proseguire a loro volta in un lavoro che non può che essere integrato col nostro, con quello dei servizi pubblici, nel garantire la forma più dignitosa e migliore di assistenza anche quando le persone stanno male.